ancora uniti attorno a Silvio Berlusconi, anche se con qualche punto interrogativo in più sul futuro. A pochi giorni dallo strappo in casa centrodestra, con la rinascita di Forza Italia e del nuovo movimento guidato del vice premier Angelino Alfano, ad Arezzo gran parte della classe dirigente dell'ex Popolo della Libertà sembra seguire ancora lo storico leader. Così, almeno, la pensano esponenti del calibro del parlamentare Maurizio Bianconi, anche se con qualche riserva, del segretario comunale Francesco Conti, della consigliera provinciale Lucia Tanti e dei consiglieri regionali Paolo Ammirati e Stefano Mugnai. Si schiera tra gli indecisi invece Pierluigi Rossi, primo storico candidato a sindaco ad Arezzo per la versione 1.0 di Forza Italia. Io ho aderito a Forza Italia fin dal 1994 e sono stato anche il primo candidato a sindaco della città di Arezzo, il primo capogruppo in consiglio comunale. Era una Forza Italia ricca di entusiasmo, uno spirito degno di un periodo di grande cambiamento come fu quel periodo là. Adesso questa Forza Italia io la devo conoscere meglio. Devo capire meglio gli indirizzi, gli organigramma e il programma, come voglio conoscere meglio anche il nuovo centro-destra dell'onorevole Alfano, voglio capire un po' meglio. Ecco, io riscontro in questi ultimi mesi che gli elettori, ma anche gli iscritti di questi anni, sono stati poco considerati. Positivo al momento il giudizio di Rossi sull'operato del governo Letta. Io sono favorevole al mantenimento del governo Letta Alfano perché ciò consente di avere un governo in questo momento di crisi così acuta, sia sociale sia economica, ma soprattutto anche di cultura politica.